Il principe Gaetano Filangieri, volendo mandare ad effetto un suo antico e nobilissimo disegno, propose donare alla sua patria il museo, che per molti anni, con grandissime spese e con cure intelligenti ed amorosissime, aveva raccolto. Sono le parole con cui Bartolomeo Capasso introduceva il primo catalogo del Museo Filangieri, che aprì per la prima volta nel 1882. Oggi il museo riapre, grazie alla sinergia istituzionale di Comune, Regione e Sovrintendenza. L'antico Palazzo Como del 1451, del quale si conserva la facciata rinascimentale, ospita le appassionate e variegate collezioni di Gaetano Filangieri, principe di Satriano, con la significativa presenza dei maggiori artisti del barocco napoletano, Battistello, Ribera, Vaccaro e Giordano. Ed inoltre l'eccezionale ambiente della Biblioteca del Principe, con manoscritti dal XIII secolo ed il carteggio tra Filangieri Senior e Benjamin Franklin. Un'apertura guidata, con visite guidate, nel riconoscimento di un'esigenza di valorizzazione ulteriore con dei lavori che devono essere fatti e che saranno fatti nel futuro piano UNESCO. Quindi un importante tassello in un disegno che è quello che stiamo costruendo di apertura di tutti, piano piano, di tutti i siti monumentali della città. Sia la conferenza di apertura, sia la prima visita hanno attirato un foltissimo pubblico, il segno dell'interesse suscitato da questa come dalle altre recenti aperture di luoghi artistici unici della città di Napoli, che via via stanno ritrovando il loro posto, offrendosi ai napoletani ed ai turisti. L'apertura di questi luoghi per me significa la vita che riprende ed è energia vitale. E sottolineare che lo sforzo in questo momento delle istituzioni nella loro coesione, devo dire, è massima, perché siamo tutti convinti che Napoli, soprattutto attraverso la cultura, l'arte, il teatro, la musica, possa non solo offrire il meglio di sé, ma possa creare posti di lavoro, perché questo è un altro obiettivo fondamentale della cultura e dell'arte.